Onorevole Luigi D'Eramo, inizia un nuovo corso per il Consiglio regionale. Inutile ribadire il grande risultato della Lega, che piazza insomma uomini importanti, su tutti un aquilano come Emanuele Imprudente, che viene dall'esperienza amministrativa in comune e che sicuramente potrà dare un contributo importante anche in regione. Ma oggi è una grande giornata, è una giornata di festa per l'Abruzzo, sono convinto che questa nuova maggioranza riuscirà ad affrontare con tempestività e risolutezza i tanti dossier, le tante questioni che da anni attanagliano la vita degli abruzzesi, e sono anche altrettanto convinto che la speranza che l'opposizione sia un'opposizione costruttiva possa essere realizzato come obiettivo, e quindi ci sono secondo me tutte le condizioni per far sì che l'Abruzzo risalga anche nella classifica nazionale da penultima regione ai primi posti. Inoltre sono molto contento per tutti i 10 eletti della Lega, che sono il frutto di un grande risultato elettorale, e dei 4 assessori che hanno assunto questo importante onere, e tra i 4 chiaramente una soddisfazione in più è quella rappresentata da Emanuele Imprudente, che da oggi sarà vicepresidente della Regione Abruzzo, e quindi ritengo che l'Aquila torni a recitare un ruolo importante nello scenario della politica abruzzese. Ci sarà un filo diretto importante anche con Roma, con il governo nazionale, anche tramite lei su alcune questioni importanti sull'Aquila. Anche Marsilio lo diceva presentando la giunta, il tema delle tasse, il tema della ricostruzione, insomma questo vi consentirà di lavorare anche meglio? Ma sì, perché noi assumiamo non solo il peso della responsabilità come forza politica di governare, come maggiore forza politica della maggioranza di governare la Regione Abruzzo, ma assumiamo un'ulteriore responsabilità, che è quella di essere l'unica forza politica di questa coalizione che governa la Regione Abruzzo a rappresentare la maggioranza di governo. Quindi nella Lega, per la Lega e attraverso la Lega passeranno chiaramente tutti i collegamenti con la costruzione di una filiera perfetta tra governo nazionale e governo regionale. Sindaco Biondi, inizia un nuovo corso per la Regione Abruzzo, ci sarà sicuramente un filo diretto, come lei più volte ha detto, con il Comune dell'Aquila per tante problematiche ancora aperte che riguardano la città. Sì, intanto il filo diretto con il Presidente, che è una persona che vuole bene alla città dell'Aquila come vuole bene a tutto l'Abruzzo. Poi mai come prima d'ora c'è stata una rappresentanza così ampia, sia in giunta col Vicepresidente e con l'Assessore al Bilancio, due figure strategiche. E poi ci sarà la pattuglia dei consiglieri regionali, i già citati Liris e Imprudente, che lasceranno il posto ai primi dei non eletti. Ci sarà anche il consigliere Sant'Angelo, ma anche, devo sottolineare, dai banchi dell'opposizione il consigliere Americo Di Benedetto, che anche lui è una risorsa per la città. Credo che il capoluogo potrà avere grandi soddisfazioni dalla collaborazione con queste persone, e questo nuovo corso si caratterizzerà soprattutto per l'attenzione che sarà in grado di dare alle aree interne di questa nostra regione. Ecco, perde assessori importanti in comune che vanno rimpiazzati, insomma è un termine brutto, ma per far capire. Ci si sta lavorando molto, più o meno le tempistiche, ci siamo quasi? Sì, sì, faremo presto, anche perché devo dire che non abbiamo mai interrotto l'attività di giunta. Gli assessori, anche quelli che hanno altri incarichi, hanno continuato a lavorare, a stare con il fiato sul collo dei rispettivi settori. Adesso però ci siamo, procederemo con celerità, e avremo altre persone a disposizione a lavorare per il capoluogo.